Siamo con Michele Panfietti, siamo in occasione di questa intervista, parliamo del Festival dell'Oriente. Parliamo nello specifico di chi sarà la madrina quest'anno del Festival dell'Oriente. Quest'anno abbiamo una bella sorpresa. Nei mesi passati abbiamo contattato Susanna Messaggio, che è una grossissima agenzia di comunicazione. Ci siamo rivolti a lei per promuovere sui mass media nazionali il festival, e quindi sarà presente anche lei, per introdurre alcune attività, per presentare alcuni spettacoli, per fare moderatrice alcuni interventi, quindi avrò il piacere di averla anche perché lei è una studiosa, un'appassionata di salute, benessere, biologico, quindi oltre che di arti marziali. E quindi sì, avremo Susanna Messaggio come testimonial ufficiale della manifestazione. Quindi una persona che è perfettamente in linea con quella che è la filosofia del Festival dell'Oriente. Sì, assolutamente sì, e poi soprattutto noi appunto, ci siamo rivolti a lei per questa agenzia di comunicazione che dirige e ci interessava promuovere oltre i nostri canali che sono già veramente molto grandi, quest'anno abbiamo fatto una promozione straordinaria, però ci interessava arrivare su anche altri canali, riviste e quant'altro, sta facendo un ottimo lavoro, siamo contenti che sarà anche lei parte di questa manifestazione. Tra l'altro ci dicevi che ci sarà una copertura mediatica molto importante, soprattutto televisiva. Sì, effettivamente questo festival, quindi gli argomenti legati alla salute, al benessere, alla spiritualità, per fortuna, dove le arti marziali hanno una componente importante, stanno riscuotendo nei mass media veramente un grandissimo riscontro. Quindi non solo, e forse soprattutto, non solo contatto pieno, combattimenti, eccetera, ma anche questo aspetto dell'integrazione corpo-mente, della salute, del benessere. Noi già l'anno scorso abbiamo avuto la presenza di Rai 1 con la rubrica TV7, abbiamo avuto Rai 2 con Costume Società, siamo stati in diretta sempre su Rai 2 quelli del calcio, abbiamo avuto Studio Aperto Italia 1. Quest'anno queste trasmissioni ritorneranno tutte, il che la dice lunga insomma, sull'interesse che ha suscitato la manifestazione, in più avremo Rete 4 e avremo altre due trasmissioni molto importanti su cui però voglio mantenere per ora il riserbo. La caratteristica del Festival dell'Oriente è la ricerca delle cerimonie tradizionali del folklore orientale. Parlaci un po' di questo aspetto. Sì, una delle caratteristiche del festival è senz'altro quella di abbinare alle arti marziali tutte le tradizioni e il folklore dei paesi dove sono nate le arti marziali, quindi in collaborazione con le ambasciate e i consolati del Giappone, la Cina, la Thailandia, l'Indonesia, la Corea e via discorrendo, abbiamo la possibilità e la fortuna di presentare degli spettacoli straordinari che provengono direttamente da questi paesi, inviati dalle ambasciate. Quest'anno, ad esempio, abbiamo un palco dedicato solo all'Indonesia, dove peraltro avremo dimostrazioni di Pentiak Silat, di gruppi tradizionali folcloristici, oltre ovviamente ai gruppi che già avevamo avuto l'anno scorso, ma anche con tantissimi altri nuovi, i straordinari taiko-giapponesi, tamburi di guerra, che hanno riscosso un successo incredibile quest'anno. Saranno presenti tutti e 4 giorni della manifestazione, 2 volte al giorno. Avremo gruppi di musica tradizionale cinese, di danza tradizionale cinese, di folklore filippino, come detto, indonesiano, thailandese, dove avremo delle manifestazioni molto interessanti e dei mix tra massaggi tradizionali e musica. È un insieme veramente, un purpurri di. L'anno scorso, mentre mi aggiravo cercando notizie, è stato incuriosito appunto da queste zone massaggi che erano gratuite, quindi le persone potevano. Sì, un'altra caratteristica ben apprezzata dal pubblico è quello di essere un festival interattivo, dove le persone possono sperimentare e provare
gratuitamente la gran parte delle discipline presenti. Ci sono veramente tantissime discipline di carattere olistico, discipline bionaturali, quindi dai massaggi giapponesi, il Tuina, lo Shiatsu, il massaggio bioemozionale. Il massaggio, quest'anno avremo una novità, il massaggio dei samurai, qualcosa di molto interessante, e tutta una serie di altre discipline per il benessere e la salute della persona, tra cui una parte da leoni, una parte fondamentale la faranno le arti marziali cosiddette interne, che mirano appunto all'integrazione corpo-mente, alla salute, al benessere, alla spiritualità. Cos'è il War Green? Dunque, il World Green è un nuovo brand che abbiamo registrato e aperto. È una vera e propria fiera dentro la fiera, che si occupa di tutto quello che è biologico, tutto quello che è naturale, quindi energie alternative, aspetti salutistici, biologico. Turismo consapevole, bioedilizia, tutto quello che è sostenibile, e tutte le discipline che cercano di portare l'essere umano verso un modello di vita, diciamo, più sostenibile. Ci saranno stand, conferenze, dibattiti, seminari, e quindi è uno dei grandi argomenti, dei grandi temi che si trova dentro il Festival dell'Oriente, che in realtà è un grande contenitore che contiene tante cose, di cui le arti marziali sono una parte importante, le tradizioni e il folklore, la musica è un'altra, e poi appunto la salute e il benessere, che abbiamo identificato con questo marchio che si chiama Green World. Bene, ringraziamo Michele Panfietti e invitiamo tutti al Festival dell'Oriente l'1, 2, 3 e 4 novembre a Carrara. Grazie a voi, vi aspettiamo tutti, grazie.